Si è concluso con successo il Festival Pescaglia in Musica, svoltosi nel territorio comunale pescaglino e organizzato dall'amministrazione comunale di Pescaglia ed in particolare dall'assessore Vito Laspina. Iniziato il 3 luglio nella chiesa di Pescaglia con il trio d'archi Mirò, con un evento dedicato a Boccherini, è proseguito poi a fine luglio a Celle Puccini con l'ensemble Elisa Baciocchi e la voce di Piero Nannini. Sempre con la partecipazione dell'ensemble Elisa Baciocchi, anche i due successivi concerti, a Villaroggio il 6 agosto, anche con la presenza della violinista Ecaterina Estanova, e poi a Loppeglia il 27 agosto. La rassegna musicale si è infine conclusa nella bellissima chiesa di San Martino in Freddana, chiesa tra l'altro affrescata dall'artista viareggino Alfredo Catarzini in tempo di guerra. La chiusura della rassegna, ancora una volta affidata alla collaudata formazione cameristica, ha visto proporre lo Stabat Mater del grandissimo compositore lucchese Luigi Boccherini, il tutto con la partecipazione del bravo soprano Mirella Di Vita e la voce narrante di Piero Nannini. L'intero concerto andrà in onda prossimamente su Noi TV.